Che cazzo, ti devi attaccare qui, ti devi attaccare. Ok. Giro, giro, torno. Vai dall'ingresso e via. Sì, albero. Sì, Ma intruso. porca puttana, porca. Decidiamo? Non c'è una mappa in giro? Mi hanno tolto la mappa, vero? Non c'è mai stata? Non ho parlato con via. Di sti cacchi, va? Che par che 2 secondi. Sono riuscito a entrare? Serio? Ho trovato il cancello. Molto bene. Trova la guardia con la chiave. Ricevuto. Sono già la balestra adesso, forse non solo questa. Dai, fallo fuori, che palle. Niente chiave. Cerca ancora. Dove sta? Che palle. Staccare un po'. Facciamo buttare qua dentro, nascosti. Così perché lui arriva. Appena si gira, facciamo fuori. Spera. Cazzo, ce l'avevo mira 2 volte sicuro. Dov'è la chiave? Trovato la chiave, che ha detto? Io non ho fatto raccogliere niente, dirò, eh. No, non ho fatto raccogliere niente, non ho capito se... Avete trovato la chiave o non hai trovato la chiave? Ora una domanda, un'affermazione. Ah, che palle, a farli fuori tutti, seri?
È già più difficile. Ce l'avevo due volte, vero? Mato, guarda verso di me. Se si gira, lo prendiamo, si spera. Ci sono altre guardie da perquisire. Ok. Palline. Hai visto? Questa è la guardia. Guarda, guarda, si attacca, ma manco fosse metà ghiassoio, allora. Ho trovato la chiave. Prendila e raggiungi i giardini inferiori. Adesso mi ricordo più, aspetta un attimo. Giù di qua. Seguiamo la scia dei cadaveri, giù di qui, ok. Fate massare tutti. Guarda, devi massare prima che di questo, eh. Attenzione, cosa ti vede? Che hai sentito? Di qua? Se è semplice passare queste parti qua. Questa parte dall'altra, mi sembra questa. Andiamo. Andiamo giù. Questo non l'ho preso più in testa, guardate. Non devo entrare di qui. E io vedo le porte, non posso entrare? Ma non è una logica così scontata? Seguimi, di qua. Oh, posso. Adesso, libera l'ala ovest. Io procedo a est. Da ora è meglio non usare il comunicatore. Giusto. Forza. Ci vediamo dentro. Attacca, io capisco, probabilmente sto facendo una cazzata, non si attacca ai muri. Ah, sono tutto visto.
Cazzo, ti ho portato che... Ok, andiamo. Pietra, porca trota. Ma sei serio? Cretina, cretina, cretina. Cioè, da lì non lo prendo. Ah, ecco. Vabbè, è tutto a un certo punto, eh. C'è munizioni? Serio? Sono spiegate così. Sto cazzata, sono cosa faccio fuori. Adesso mi cazzo faccio fuori, eh? Ci ho sparato io però. No, dai, ci avevo sparato. Mio nobile cavaliere. Sono arrivato giusto in tempo. Così parrebbe, per quanto non sia nella mia natura farmi sopraffare da una guardia. Sei qui da sola? Ci sono anche Devi e Finley. Si occupano delle altre guardie, tu? Non potevo rischiare la squadra, ma ho un compagno con me. E ti fidi di questa persona? Sì, ciecamente. Molto bene. E adesso? Entriamo da lui e andiamo alla sala degli archivi. Andiamo. Io a volte faccio fatica proprio con lui. Che cazzo è andato quest'altro? Ma dove cavolo eri che non vedo? Questo pezzo qui mi sta un po'. Andiamo. Sta un po' infastidendo. E corre lì. Chi mi ha visto? Ah, tu stronzo, mia colpa. Oh, 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 sono un po' lenta ora. Ma sei serio? Cioè, tu... no. Perché si attacca a mo' di colla, quello è il problema. Abbiamo incontrato resistenza. Sono da questa parte. Rani, abbiamo un accesso. Una volta pronti useremo la carrozza per salire sul balcone. Cosa vuoi? Mi guardi così. Aiutaci a sistemarla. Andiamo. Quassù.
Levi, no. Voglio che resti qui. Rani, il mio posto è accanto a te. Sei la solita bambina. Meglio lui è il suo complice. Ascoltami. Ti rendi conto di quanto tu sia importante per me? E allora perché mi stai cacciando? Ho bisogno che tu porti avanti la causa se dovesse accadermi qualcosa. Non dirlo mai più. Devi, anche se non ti fidi di me, sappi che proteggerò la regina al posto tuo. Lo devo a entrambe. E allora pensaci tu. Non ti conviene far innervosire quella peste. Non aspettare che gli abbia giustamente, però. Intrusi! Intrusi! Mi posso prendere questo? No, non voglio lasciare giù. Al riparo! Vabbè. Guardia in arrivo dai cancelli principali! Adesso mi piace un po' di più, sì. Vabbè. Uomo a terra! Un po' stufa che mi si attacca. Posso di attaccare e non si attacca. Che cazzo sei? Bersaglio eliminato. Altre guardie. Eccoli là, sul bottone. L'ho sentito, che cazzo è? Cecchino pure, puttanina. Un attimo, sono calmo. Un attimo, questo non è un giusto modo. Oh, te, cecchino delle mie palle. Ok. Granata! Mi fai vedere chi è sto stronzo? Qua uno. Non vedo il cecchino. Cazzo, mi sta due volte. Dove cazzo è il cecchino? Guardalo lì. Ok. Guardia neutralizzata. Cazzo, forse è più agile. Bersaglio eliminato. Entriamo prima che arrivino altre guardie. Una piccola macchia di sangue, te lo dico. Attenzione, fucilieri! Cazzo! Sei qua! Cazzo! Fucilieri a terra! Capo, mi arrivano altri da dietro! Anche dal piano di sotto! Non giù, questa cosa è pericolosa. Uomo a terra! Accidenti! Ricarico! Non vedo l'altro. Mi vedo. Dimmi, non so che cos'è. T'ho visto. Ho visto, tira sulla testa, veloce. Ricarico! Ah, l'ho fregato. Ah, quindi tira sulla testa. Così, oh, abbiamo preso, perfetto. Dov'è l'altro? Perfetto, quella terra. Andiamo giù.
Mi hanno bloccato! Abbiamo preso il cappello, io. Resisti! Ci copriamo noi! Sei in passione cappelle! Mi servono altre munizioni! Il ti copro io, no, ti copriamo noi. Esiste? Devo ricaricare. Oppure no? Ti copriamo noi e poi dopo niente. Si abbiamo buttati via così, va bene. Sono di sopra, prendeteli. Posso ancora un attimo indietro perché se no mi trovo al solito messa lì così e muoio perché... Loro mi coprono e poi dopo non mi coprono mica. Dov'è che sono? Eccoli là. Ricarico. Mi ha tirato giù meno. Male, eh? Oh, non mi è stato male? Mi è stato malissimo. Guardi a terra! Questo era l'ultimo! Potrebbero arrivarne altri in ogni momento. Non fermiamoci! Andiamo! Dammi un po' munizioni perché non posso munizioni. Eccomi. Okay. Bene, prima questo, poi evocare, sì. Ma questo cos'è? Ah, pannellino. C'era una cosa in giro prima? No, proprio di qui. Cosa c'era qua allora? Oh, cos'è questa roba? Ok, no, ti dico, cos'è? Non ti carico qua là? Ok, sì. Oh, sì, sì. Ho bisogno anche di questa, perfetto. Oh. Cavaliere, ti stai aspettando? Sto facendo delle cose importanti per non morire, grazie. Lucan, non sparare! Questa è Lakshmi Bai, è il capo della ribellione. È una tua alleata, non sarai uscito di senno per caso? Potrei porti la stessa domanda. Se non ti conoscessi, penserei che questa sia un'imboscata dei ribelli. Come se la prigione potesse spaventare. Ora non c'è tempo per questo! Ci serviva aiuto, era l'unica a cui potesse rivolgermi. Questa è una follia, stai mettendo a rischio le fondamenta dell'ordine. Alastair, devi fidarti di me. Ci hai chiesto di trovare una prova. Lei era con me a Blackwall, ha visto tutto con i suoi occhi. Vuoi dirmi che ti ha aiutato a distruggere i moli della Compagnia delle Indie Unite? Mio padre aveva ragione, è un atto di terrorismo, ti ha usato. È stata lei a mettermi al corrente della cospirazione. E se vogliamo capire, il suo aiuto è fondamentale. E se ti sbagliassi? Allora risponderemo delle nostre azioni. E ne subiremo le conseguenze. Come ha fatto Mallory? Prega di avere ragione. Non vorrei vederti sul lato sbagliato di questo conflitto. Neanch'io, fratello. Eccoli, dall'altro lato della sala. Sono bloccato! Gli serve fuoco di copertura! Uomo a terra! Altre guardie, dal lato opposto! Cazzo, è stato. Oh. Guardia con fucile a terra! È qui, vicino a me! Oh. Sta giù? Galahad, in copertura! Fucile a terra! Che pericola! Oh!
Mi piace, mi gusto, l'ho messa un po' male. Che sono così. Prova un riparo! Uomo a terra! Uomo a terra! In copertura! Diavolo! Cavaliere! Trova un riparo! Giganti! Risale! Ho esagerato. Ho esagerato. Guardia neutralizzata. Cavaliere al riparo. Bravo, giù uno. Ok. Via libera. Questa roba? No, non mi tengo questa. Niente con più munizioni, va bene. C'è niente che dobbiamo prendere qui, niente? Ok. Di qua, oltre la balconata del cortile. Cazzo, l'ho sentito il cecchino. Sono inchiodato qui. Diamogli fuoco di copertura. Cazzo, cecchino di merda. Ok. Cecchino, abbiamo... Non vedo che cazzo sta sparando. Sono bloccato dal fuoco nemico. Resisti, ti copriamo noi. Non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Tiro giù questo cover, mi ha dato i maroni. Questi qua dobbiamo annullarli. Cavaliere, trova un riparo. Guardia a terra. Merda. I nostri da semi interrati. Uno di loro ha un fucile termite. Termite. Cavaliere, al riparo. Scopro le spalle. Cazzo, ti c'è talmente. Ricarico. Siamo giù un attimo. Luca, servite! In copertura! Eccolo lì. Siamo giusto qua. Adesso tiralo giù. Trova un riparo. Luca, attenzione! Prima questo perché sono stare due ore. Che mi spalti. Puntato l'unico che era giù. Ok, tiriamolo giù. Uomo a terra. Che manco, possiamo andare? No, ora che siamo, no? Vedete ragazzo, che io non lo vedo. Bersaglio eliminato! Era l'ultimo! Muoviamoci, finché la situazione è tranquilla. Galahad, aiutami con queste porte. Ok. Pronto? Ah.
Gli archivi sono più avanti. Guardate negli archivi. Cercate manifesti, polizze di carico, ordini d'acquisto. Ciò che unisce la compagnia alle spedizioni del Mezzosangue. Come possiamo controllare tutti questi documenti? Fai piano, figli. E controlla che non arrivi un attimo. Questa è l'ultima che ho trovato. Ah, cioè tu me lo fai basta, ok. Prendo tempo. Ok, ho trovato qualcosa? Cavaliere, di qua! Questo ti interesserà. Queste spedizioni erano dirette al mio paese. Stando a quel che dice il registro, la compagnia ha un punto d'appoggio in ogni stato indiano. Eccolo, il carico dell'Agamennone, destinato alle coste orientali delle Americhe. E tre spedizioni previste sulla stessa rotta. La prossima è la RMS Oceanic e partirà tra 6 settimane. Dov'è Philly? No, lo sapevo. Oh, l'ho visto male? Ma no, pensavo fosse no. Lord Hastings. Mi credi adesso? È lui l'uomo dietro tutto questo. Gli omicidi di Whitechapel, la piaga dei Mezzosangue, le Indie Unite. Sempre voi. Jacob Van Neck. Oh, come i libellisti di strada mi hanno affettuosamente rinominato. Jack, lo squartatore. Al vostro servizio. Dimmi che non sei un traditore. Ti ringrazio, Sir Lucan, per avermi consegnato questi piccanasi. Lo sapevo.
Occupati di loro. E non deluderci. Tu... Un bel colpo di fortuna, vero, Sir Galahad? Il capo dei ribelli catturato. E un traditore smascherato. Tutto in un sol colpo. E il traditore sei tu, purtroppo. Alastair, come hai potuto? Perdonami, fratello. La mia stirpe viene prima di tutto. La tua stirpe? Corri! Cazzo. Guarda, ho sbagliato, lo scannavo! Abbiamo fatto morire la regina così. Era pronta col triangolo, ma te par. Ero distratta dalla storia, sono rimasta allibita e basita. Corri! Un tradimento che avevo già fiutato all'inizio. Che padre non sa poi combattere così qui. Bellissimo come misso le scale. Eccolo. Mi ero fermato un attimino per sicurezza. Cazzo! Non aspettavo te. C'è solo la pistolina? Molto gioioso mi. Ok ragazzi. Quindi lui è un Lycan. Che tristezza, sovraffia. Ma così lo vedo. Porca puttana, mi sono spaventato. Come mi sono caccata sotto. Ci siamo caccati sotto, signori. Ne contro uno? Arriviamo, porca trovata. Con il culo. Come fare? Come uccidere questo tanto? Oh, sei morto, dico. Sei morto. Questo di prima adesso è finita. La trotta. Dov'è? Perso. Che paura. Minchia. Fa cagate. Che bello, puttanato. Giriamo per questo. Okay. Ora che cazzo. Facciamo prima di... Poi dopo vediamo. Ok. Ancora gente? Quanta gente? Magari uno. Non dico tanto, ma. Boh, ma no. Vabbè. Maledizione! Adesso devo di fuori. E prima c'è. Cavaliere, qui comando. Confermata la presenza di intrusi nella sede delle Indie Unite. La polizia cittadina ha ricevuto l'ordine di restare in attesa. Garantire la sicurezza di Lord Hastings rappresenta la nostra priorità. Affrontate ogni sospetto con estrema cautela. Ha missato. Ai 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 ai. Abbiamo prestato giuramento. Oh,
Nel nome della legge, aprite questa porta! Diavolo! Galad, resta dove sei. Aspetta, posso Ho spiegare? Detto non muoverti. Quindi lei è la sorella. Arrivi giusto in tempo. Ci hanno segnalato dei disordini. Sì, Sir Galad ha fatto irruzione con dei ribelli con l'intento di uccidere. È una menzogna. Questo è il risultato della loro incursione. Il complice di Sir Galad era una donna. Il capo dei ribelli, di fatto. È riuscita a sfuggirci a lungo, ma ora è finita. Ordinate alle guardie della compagnia di ritirarsi, Lord Hastings. Ci occuperemo noi cavalieri della cattura del capo dei ribelli. Easy, ascoltami, stai commettendo un errore imperdonabile. Sir Percival, prendi in custodia questo intruso. Mi addolora che questo compito ricada su di te, Marchese. Non più che a me, monsieur. Tienilo lontano dalla mia vista. Che sei cacchio. Ti ringrazio, Lady Igraine. Il tuo intervento è stato provvidenziale. Stiamo solo facendo il nostro dovere, Lord Hastings. Non di meno, mia cara. Faresti meglio a tenere ben d'occhio quel traditore. Aspettatevi di essere convocato dinanzi alla corte. Servirà la vostra testimonianza. Sono sempre al servizio dei gloriosi cavalieri di Sua Maestà. Ancora. Il detenuto viene qui accusato dei crimini più nefandi. Sir Galad ha tradito la nostra fiducia. Ma quel che è peggio, ha cospirato con ribelli senza Dio. In aggiunta alla sequela di misfatti, ha osato addirittura attentare alla vita del nostro stimato ciambellano Lord Hastings. Sir Galad è un bieco traditore, privo di onore e scrupoli. Chiedo al consiglio di infliggere il massimo della pena.
detenuto. Colpevole. No, con dubbio. Colpevole. Poi ci restava secco, eh? Ti va un altro giro? Mi chiudi! Beh, per forza, non è giusto star lì. Arrenditi ora! Nessuno può sottrarsi alla pena! Dimenticate, Lord Cancelliere, che sono già un uomo morto. Galad! Ma Galad, che volevi? Ma dai, per favore! Siamo già al 13? Piano, amico mio. Eccolo là. Sopravviverà. Questo dipende solo da lui. L'ha rubata? Sì. Due giorni. Sono passati due giorni, non possiamo lasciarlo in questo stato. Ho fatto quanto possibile. Ora non spetta a me proteggerlo. Ma chi era lui? Lo contatterò personalmente. Si sopravviverà a tutto questo. Amico mio. Amico mio. Non ci abbandonare. Ser Galad! Ser Galad! Prego, Lady Lakshmi. Hai fatto bene a portarmi qui, Nicola. Non c'è altro che possa fare. Tutta Londra lo sta cercando. E anche loro. Ci occuperemo noi di lui. Solo il tempo dirà se possiamo farcela.
essere sciocco, Nicola! Non ho altra scelta! Se mi assento a lungo, sospetteranno qualcosa. E se fosse troppo tardi? Hai già fatto abbastanza. Adesso lascia che ce ne occupiamo noi. Hai capito? Ho ancora molto di cui occuparmi, Lady Lakshmi. Ti prego, aiutalo. Temo che senza di lui non ci rimarrebbero speranze. Lakshmi. Beh, cavaliere, non sei uno che si arrende facilmente. Dove mi trovo? Sei in un rifugio sull'argine del fiume. Sono quasi 2 settimane che lotti per riprendere conoscenza. Ora vieni. Dobbiamo assolutamente tornare a Whitechapel. Le autorità ti stanno cercando ovunque. Come hai fatto a trovarmi? Devi ringraziare Nicola. Ti ha condotto qui e chiesto il mio aiuto. Nicola, come conosci Nicola? Sarà lui stesso a spiegarti il suo ruolo nelle nostre vicende. Nicola ti ha lasciato qualcosa. Era certo avresti apprezzato. Questa roba nostra, quindi ce la prendiamo, poi dopo andiamo. Forza, andiamo. Lakshmi, la linfa nera. Come ci sei arrivata? Mi è stato affidato. Vuoi dire un cavaliere? Sir Bors de Galis. Sir Bors è sparito mentre era alla ricerca del Graal. Stai dicendo che è vivo e che è nell'India orientale? Non ho detto che è ancora vivo, cavaliere. Dicevo vestito prima, però... Tutto preso, questo. Non si attacca i muri? C'è un secondo. Non l'ho preso? Sparava, eh? No, minchia, che brutta arma. Meglio che niente, però. Vedi questo, grazie. Che brutta arma. Ti tiri giù? Non si abbassa più qui? Niente, sta fuori così, è un momento così suo. Aspetta un attimo, tu stai andando per esempio? Sparita, però cosa c'è? No, quell'arma io mi piace, anche se sparato, ucciso con quella. Ma chi? Guardia neutralizzata! Non si attacca più, mi sto domandando come mai non si attacca più. Via libera, ma i rinforzi non tarderanno ad arrivare. Sono d'accordo, restiamo in guardia. Gli spari provengono da qua giù. Preparatevi a fare fuoco. Prego. Ho
Andiamo prima che ne arrivino altri. Fai strada. Lo so, non mi si attaccava. Di questo un attimo, quello, aspetta un attimo. Fai strada, ma aspetta un attimo. C'è niente che andiamo. Whitechapel è di qua. Questo qua spero che lui, cioè nel senso, per cortesia. Lady Grain. Ma che poi? È evidente che da qui sono passate più persone. Sir Galad ha ricevuto aiuto. Comunicate al consiglio che abbiamo rintracciato il prigioniero. Avvisate tutti i cavalieri in forza di convergere su Whitechapel. Sì, milady. Ma darti una calmata, non so, un po' di camomilla. Dio mi è testimone. Assisterò alla fine della ribellione. La uccideremo? Andate via! Tutti! Ora! Dobbiamo andarcene. È questione di tempo prima che le autorità irrompano Whitechapel, arrestando ogni uomo e donna. Raccogli quel che puoi e vai via. Ho una questione da risolvere a palazzo. Sei uscito di senno. Il palazzo è l'ultimo posto in cui dovresti andare. Devo portare Nicola fuori da lì. È il minimo per lui. Alastair ti conosce. Si aspetta che tu vada lì. Lo so. Allora andremo insieme. No. È una battaglia che devo concludere da solo. Se vivrò per vedere l'alba, ti ritroverò. Come vuoi, cavaliere. Non lo sai? Non sono più un cavaliere. Non sei un cavaliere, monsieur. Ma sei un doppio giochista o un patriota? No. Cosa volete che sia, marchese? Sono certo tu abbia delle buone ragioni. Dopo due rivoluzioni, Lafayette sa che c'è del marcio in ogni fazione. Non lo dimenticherò, marchese. Me lo auguro davvero, monsieur. Ma se ti opponessi alla causa della libertà, troverai in Lafayette il tuo più acerrimo nemico. Vieni. Addio, monsieur. Arrivederci. A presto. Arrivederci, amico. Beh, questa mi è piaciuta. Ammetto che mi è piaciuta. Ci abbandoni di già? Ma dove va? Dunque ricordi il mio nome. Ho parecchie cose da spiegarti. Avrei dovuto fidarmi di te. Non c'è tempo per le smancerie. Mi sembra tu abbia fretta di trovare la morte. Devo sistemare le cose, a qualunque costo. Allora prendi questo. Oh. E cerca di tornare tutto intero. Inizio a pensare che la mia regina abbia un debole per te. E beh. Non
Nicola, rispondi. Sono nelle catacombe. Sto arrivando. Sergala, sei fuori di senso. Non devi venire qui. Non muoverti. Tra poco sarò lì. Sì, date un'occhiata, bravi, complimenti. Sono tutti molto felici. Che cazzo, dato di qua. Accidenti! Sporca dannazione! È qui! Oh! Mi sta facendo malissimo! Ho fatto una cazzata pazzesca! Guarda, niente, ci riprendiamo adesso. Colpa mia. Sono stato troppo kamikaze, ma vai a cagare. Sono stato troppo kamikaze, concordo. Concordo. Ok, ci siamo un attimo, dammi 2 secondi di tempo. Mi ricordo più cosa fa quest'arma qui? Questa situazione è bella. Andiamo ancora? Cosa fa? Non capisco. Cioè, l'ho preso 4 volte questo qua. Ma mi pare possibile? Questo non capisco cosa fa questo qua. Allora, questo qua se lo tiriamo giù così va bene. Non capisco cosa fa. Non capisco. Vabbè, vediamo. Quando è che muore? Non capisco questo qua perché non cade? Quanti cazzo di colpi bisogno? E quanti cazzo siete? Terry? Missioncine per me, formai non ce ne sono. Che arma ho di qua? Questa non mi piace, ce n'è una più bellina. No, vabbè, tengo questa, allora, per forza. Sir Galahad, potrebbe esserci un problema. Sir Lucan sta arrivando. Nicola, esci da lì, subito! Non c'è nulla da temere, amico mio. Terrò aperto il mio canale di comunicazione. Andrà tutto bene. Nicola, no, non farlo! Nicola! Maledizione! Sir Gala, ti conviene arrenderti. Serio? E poi non mi punta. Oh, te il tuo cazzo. Ok.
Ho poche munizioni qua. Oh, grazie. Tante munizioni qua. Tantissime munizioni qua. Questo è... questo. Un attimo questo vediamo. Prova un attimo questo che vogliamo cos'è. Non mi piace, però voglio provare. Posso avere il mio? Ok, purtroppo era questo qua, non mi piace. Posso avere il mio però? Bruttissimo, voglio la mia arma. In realtà quando li prendi è bellissimo, però. Vieni via. Ma è pronto. Diavolo. Ricarico. Dannazione, è qui. Ma cosa ho fatto malissimo. Belle queste qui, ma no. Prendo ancora la mia armetta, scusi. No. Grazie, ci sta. Tengo la mia, ok. Vediamo se è meglio. È qui. Santo cielo. Fuoco. Attenzione, una bomba. Non ho accorto di munizioni. Allora. Sarebbero? Quasi, tanti ora. Ma questo? Te muori subito. È un di palle. No, che vuole portare a tiro? Ok. Ti volevi portare a tiro? Tesoro, bello anche lui. Ci sono delle armi. Oh! Sono delle armi. Arrivato. Ce l'ho di lato. Giù. Via. Torno dietro. Nasconditi. Nasconditi. Via. Dov'è? Via. Via! Giù! Che pelo! Puttana! Puttana che nervoso, non è neanche così! Non è neanche così, sbagliata anche questa! Non si vede niente però, io come cazzo... rotto i coglioni. Sono morto anch'io, ma lui è morto. Niente. Ragioniamola meglio, ragioniamola meglio, ragioniamola meglio. Ok. Torno dentro, non devo uscire molto pure. Siamo qui, andiamo di qui. Niente, perché... siamo giù i primi. Che errore! Poco tempo io da buttare via così. Andiamo. Perfetto. Quando arriva sto stronzo usiamo la... ok, che tu hai rotto. Arrivato a rompere coglioni.
Scusi, eh. Che cazzo sei? Cosa fai? Non l'avevi portata a Madda, che par. Un attimo. Ah, così mi vedono però. Pure. Ma c'è qualcos'altro. Vieni, 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 vieni. Diavolo. Figlio di una grande bagascia hamburghese. Stai giù, ragazzo, stai giù. Ti devi prima ri... Ma se mi piace, per esempio. Aspetta, sì, rottura di marrone, che mi stanno che sparando. No, 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 dammi l'altro, grazie. Riprendo la granata. Ok. Quindi dai, voglio le munizioni. Ti stacchi? Bravissimo. Cazzo, che male. Minchia! Come due? Mi ho spaccato un botto. Ma quanti devo uccidere sti qua? Cioè, divertente fino a un certo punto. Mi sto un po' scassando i tre quarti. Merda! Oh no! Oh no, sono morto! Oh no! Niente di interessante. Oh, cos'è sta roba? Cos'è? No. Bene. Scusate, ragazzi. Non lasciatelo passare! Cosa c'è? Così, meno uno. Tre di qua rompere i marroni, guarda, no? Però. Sei in passione i cappelli. Che cazzo mi sta parlando? Ma che fa? Mitragliere, roparoni, ma c'è anche mitragliere, fucigliere, mitragliere dopo Iones. Questo deve fare prima, dai. Appena. Dice per te che ricarichi. Si arriva adesso però. Non serve la termite qui. Scusate. Che c'è qua? Mettiamo giù questo, ok. Ok. Nicola, stavo cercando proprio te. Guarda, non ti dico niente. Come posso aiutarmi, Sir Luca? Seguimi, abbiamo molto di cui parlare. Certo, sir. Maledetto Alastor. No.
Ok, dai, su, dai che abbiamo poco tempo, che abbiamo Nicolas in un piccolo problema di qua. Cosa c'è lì? Niente, dai. Perfetto. Sapevo saresti tornato, fratello. Esci dall'ombra, per Dio! Tu e io non siamo così diversi. Io faccio ciò che devo per proteggere la mia stirpe. Combattiamo solo per il nostro diritto alla vita. È una menzogna! Un giorno, forse, anche tu capirai. E niente. Perdonami, Grayson. Non volevo che finisse così. Un cazzo. Sta la tua vera natura. Ma no. Ma che adesso cosa devo fare? Ne hai avuto abbastanza. Oh mio Dio. Ancora. Era lui allora. Oh, che maroni. Niente, mi devo riprendere adesso. Che maroni di nuovo. Posso colpirti adesso? No? Ah, cazzo, l'altro posso. È questo che volevo. Cazzo. E colpisci lo suo stronzo. Ah, mi ha giro altra forza. Benissimo, sto felice. Questo stronzo ancora in combattimento. Piripi. Ok. Mostra la tua vera natura. La tua vera natura. Felice? Sei meglio? E abbiamo già sbagliato. Oh, che gioia. L'attacchiamo sto cacchio di rottura di palle. Colpiscilo. Oh, là. Su. Viscio. Sbagliato. Non indicatore a tiro, riprendiamo ancora così di nuovo.
cazzo, ho sbagliato. Ciao, ucciderti, ciccio. Porca, sbagliato. Cazzo, me la sono cercata qua. Mi sono distratta. Copriamo? Ti fammi durare proprio molto? Cazzo! Ho sbagliato. Ho sbagliato. Uff. No, tutto da capo. Non è stato vera natura. E ora, fratello! Mi sono già distratto, stavo leggendo. Ok, due colpi ci ho già dato, cioè proprio. Sei da scandalo proprio. Colpiamo? Tiralo giù, sto stronzo. Dai, su, stiamo perdendo il tempo così, per amor del cielo. Ora mi salta. Perfetto. Siamo. Terra. Hai avuto abbastanza. Andiamo? Non è diventato attivo il solicatore, cioè. È possibile, cazzo, l'ho sbagliata. Sono caduto a terra. Che c'è lì a terra che devo prendere? Preso, non so che cos'è. Ok. Non ci fai molto, eh. Minchia, che combattimento snervante sta roba. Anche lui, ma come fare? Fatica. Ho vissuto troppo per non sapere che questo giorno sarebbe giunto. Perché, Alastair? Hai combattuto con noi per tutti questi anni! Ho visto cose che sono condannato a ricordare. Civiltà fondate e distrutte.
dall'insaziabile incordigia umana. L'orgoglio degli uomini, pronti a massacrarsi nel nome dei loro cosiddetti dei. Col tempo espieremo i nostri peccati. Ma come puoi giustificare le atrocità che ha commesso la tua stirpe? La mia stirpe? La mia stirpe non è più malvagia della tua. E tua sorella? Mio padre? Era tutta una menzogna? Easy, mio padre. Li ho amati come il sangue del mio sangue. Ma non hanno mai conosciuto la condanna con cui ho convissuto. Figlio mio. Padre, perdonami. No, no. Sono io a dover chiedere il tuo perdono. Non volevo questa vita per te. Voi sapevate? L'ho sempre saputo. Io l'ho salvato dal massacro della sua famiglia. Tuo padre è morto per mano mia. Ma un bambino... Tu non meritavi una sorte simile. Come avrei potuto strappare la vita di un innocente? Verio? Confessate tutto al consiglio, Lord Cancelliere. È il solo modo per rimediare al caos che ci ha investiti. Non posso! Tale rivelazione scuoterebbe il nostro ordine fin nelle fondamenta. Quindi sarò sacrificato. Quanti ancora dovranno morire per garantire il silenzio eterno? È mio figlio. Non posso porre fine alla sua vita. Isabu e il consiglio non devono assolutamente scoprire la verità, o tutte le persone a te care moriranno. Non potete chiedermi questo. D'ora in poi non potrai più legarti ad alcun cavaliere. L'ordine deve restare unito. E tu non sei più uno dei suoi araldi. Termina ciò che hai iniziato e sparisci. Gli uomini non erano destinati a questa vita. Verrà il giorno in cui potremo liberarci dei nostri fratelli. No, non uccidiamolo. Forse allora conosceremo la vera pace. Dove fa? Se non voglio. Ok. Che fine. Non ho parole. Per commentare? Non so, io non l'avrei ucciso, ma...
Bello, comunque bello. Sir Galahad, tutta Londra ti sta cercando. Facciamo presto. Sir Galahad, mi senti? Sir Galahad. Non temere, Nicola. Va tutto bene. Questo lo dici tu, amico. Il Consiglio ha imposto la legge marziale in tutta la città. Le autorità potrebbero sferrare un'offensiva da un momento all'altro. Questo non è il momento di fare gli eroi. Io dico di seguire Lady Lakshmi e lasciare la città. Ti raggiungerò presto. E sappi che Galahad non c'è più. Un po' di coda, bello.